Quale sarà il futuro della tassazione di business digitali? Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo attenderci dalle normative internazionali? Come cambieranno? Che cosa cercheranno le varie amministrazioni finanziarie per il tramite dei legislatori fiscali di, come dire, di circuire, di circoscrivere, per arrivare evidentemente a fare un po' di cash? Perché le amministrazioni fiscali, a dirla tutta, stanno completamente impazzendo dietro i business digitali e non riescono assolutamente a trovare una soluzione condivisa. Te lo dico tra un attimo. Non è un segreto che i business digitali evidentemente siano estremamente liquidi, estremamente, come dire, eterei nella misura in cui siano costituiti da linguaggio binario, cioè è semplicemente oggi un business digitale è identificabile con un sito internet, evidentemente, no? Io posso vendere i miei servizi, i miei prodotti, eccetera, eccetera, per il tramite di un negozio virtuale su eBay, piuttosto che su Amazon, piuttosto che su un sito internet personale, quindi soprattutto nella misura in cui laddove non ho necessità o posso gestire l'intervento del personale dipendente o di eventuali collaboratori in maniera intelligente, evidentemente riesco a evitare il problema che è quello della presenza tassabile, che poi in realtà è esattamente tutto il problema da cui nasce la difficoltà di tassare l'economia digitale. Perché? Quindi perché le amministrazioni fiscali stanno da anni ormai andando completamente al manicomio? Perché banalmente le legislazioni, le normative domestiche, ma anche le normative internazionali, per esempio le convenzioni contro le doppie imposizioni, non sono in grado di intervenire su questa fattispecie. Cioè, quando io esercito il mio business in un altro paese per il tramite di un sito internet, quel sito internet non è una presenza, non configura una presenza fisica tassabile, non ha gli elementi, se fatto con determinate caratteristiche, quel determinato business, non configura la presenza di una stabile organizzazione. Ed è questo il problema, il punto che sta mandando ai pazzi praticamente, sia le amministrazioni fiscali, sia evidentemente l'OCSE, l'Organizzazione per il Commercio Internazionale, che disperatamente ormai da anni sta cercando di arrivare a un modello condiviso di tassazione. Evidentemente la problematica, come sempre, nasce dal grande, quindi la problematica sono i milioni di euro di imposta evasi, evidentemente tra virgolette, perché non si tratta di evasione da un punto di vista tecnico, dai giganti del web, che chiaramente fatturano miliardi di miliardi di miliardi. I loro mercati di riferimento sono tutto il mondo, quindi le varie giurisdizioni, per esempio, evidentemente l'esempio più vicino a noi, quello italiano, e però non pagano tasse in Italia o non pagano, come dire, il giusto, e anche qui se ne potrebbe parlare all'infinito, ammontare di tasse, quindi che cosa è giusto, che cosa non è giusto, poi c'è un problema di tax morale all'interno della pianificazione fiscale, ma evidentemente non è oggetto di questo video, a noi interessa relativamente poco in questo momento. Quello che voglio farvi capire è che a un certo punto il mondo è impazzito nella misura in cui sono cambiati i canoni di fare business, e questo chiaramente lo sapete anche da voi. Se prima era necessario aprire un negozio fisico e quindi il fisco sapeva dove poteva venirmi a prendere, oggi non è oggi, ormai direi da 20 anni, ma tendenzialmente la situazione si è incancrenita, secondo me questa volta in bene, negli ultimi 10 anni, in ottica evidentemente di liberalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi l'agenzia e l'OCSE in primis sta andando al manicomio e sta cercando un modo per arrivare a tassare questa economia digitale in qualche modo. Il problema è che per farlo deve cambiare il legislatore di 181 giurisdizioni, anche di più, e quello è anche, come dire, il modello OCSE di riferimento, il modello di convenzione di riferimento. In questo senso, quindi, si è cercato negli ultimi anni di allargare il concetto di stabile organizzazione, quindi di arrivare a riscontrare, a configurare una presenza tassabile in maniera più ampia di quanto non si facesse prima, di quanto non facesse prima la norma domestica. Per esempio, in questo senso guardiamo i cambiamenti, se vi interessano li trovate su internet evidentemente, i cambiamenti che ci sono stati nell'articolo 162 del testo unico, che definisce che cos'è stabile organizzazione ai fini del legislatore italiano, e vediamo come le maglie si siano praticamente allargate da casi super specifici a casi estremamente ampi.
campi estremamente, come direi, anche aleatori. È molto, come dire, sottoponibile a giudizio e a interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ovviamente è voluto, ma questo è un altro discorso. Questo per farvi capire, però, nonostante questo, quindi tornando al discorso iniziale, ancora non si riesce a trovare una soluzione, perché di nuovo ancora comunque un singolo sito internet non rappresenta una stabile organizzazione. E anche laddove, soprattutto i grossi gruppi, configurassero la presenza di una stabile organizzazione, palese piuttosto che occulta, in ogni caso esiste un discorso tale per cui il fisco può andare a tassare un ammontare di reddito prodotto in Italia o comunque nelle altre giurisdizioni in relazione alle funzioni, agli asset e ai rischi che quella stabile organizzazione svolge in quel mercato. Per cui se queste tre cose, funzioni, asset e rischi svolte da quella stabile organizzazione, sono estremamente limitati, e in ottica di pianificazione evidentemente è quello che si fa, dare poche di queste cose alla stabile organizzazione, e allora è difficile arrivare a tassare la reale emersione di reddito all'interno di quel paese. Per cui adesso l'OCSE ha elaborato questo progetto condiviso, che dovrebbe essere il cui layout definitivo se ne è discusso a Washington il 16 e 17 ottobre 2019, momento in cui stiamo girando questo video, se ne è discusso. E si arriverà a tassare il giro di affari. Come, non è ancora chiarissimo, non è ancora definitivo, però è questa l'evoluzione. Perché? Perché evidentemente se vado a tassare il giro di affari, quindi quanti soldi faccio all'interno di un determinato mercato, riesco a superare la problematica di cui abbiamo discusso adesso, cioè il concetto della presenza tassabile, il concetto della stabile organizzazione. Quindi prescindo, e probabilmente è l'unico modo razionale, sensato che hanno di risolvere il problema. Quindi evitare di andare a fare ogni volta i conti dei requirements per capire esattamente se c'è una presenza tassabile o meno, che probabilmente lì di massima poi non c'è, ed è questo il problema, e skippo, vado a un'altra tipologia di requisito, e vado a tassare quindi il giro di affari. Adesso si capirà bene quale sarà poi il threshold, sarà la soglia a partire dal quale, e soprattutto come andrà contabilizzata, no? Come andrà calcolata questa soglia di ricavi. Guarderò ai ricavi che provengono da quel paese, guarderò ai big data che utilizzo all'interno di quel paese, alle interazioni con gli utenti, alle transazioni che faccio con gli utenti all'interno di quel paese, e se un residente fiscale di quel paese, per esempio, si trovava in viaggio quando ho utilizzato quel servizio. No, vedete come in realtà le problematiche che possono nascere, soprattutto per un grosso gruppo, sono tantissime. Ora evidentemente si partirà alle grosse multinazionali, perché come dire, fanno scuola, evidentemente danno anche la possibilità di lavorare a qualcosa di definito, di concreto, cioè io so dove andare a interagire, con chi interagire, e c'è anche un certo dialogo poi tra i tax department interni e l'amministrazione fiscale, quindi c'è possibilità di dialogo e di trovare una soluzione condivisa. Difficilmente, però comunque c'è perlomeno questa possibilità di dialogo. Quindi si partirà dalle grosse multinazionali, anche da un punto di vista normativo, per arginare la cosiddetta evasione, e poi vedremo quali saranno i risvolti anche per i medi, piccoli e piccolissimi. Evidentemente non saranno immediati, non saranno come dire, evidentemente sarà un layout che arriverà in una seconda ondata, in una seconda successivamente a quello delle grandi multinazionali, ma comunque ci saranno dei cambiamenti che saranno assolutamente da condividere e da tenere in considerazione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, sono Luca Taglialatela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flex Strategy. La Flex Strategy è una strategia di pianificazione fiscale che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là del confine italiano per trovare tutta una serie di strumenti che possono non solo portare la tassazione del tuo business, ma anche del tuo gruppo, fino addirittura allo 0%, ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato.
Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel link in descrizione qui sotto. Ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di Flag Strategy, il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in questi ultimi 15 anni di attività. Ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la Flag Strategy per te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente, in quale sequenza temporale, per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci rivediamo nel webinar gratuito. A presto!